Il Consiglio europeo discute la crisi energetica ma senza risultati concreti. Respinta per ora la proposta di Draghi di un tetto comune al prezzo del gas. Ucraina candidata all'Unione Europea. Le reazioni dei residenti di Donetsk tra soddisfazione e qualche perplessità. La crisi alimentare e dei fertilizzanti aggravata dalla guerra in Ucraina è al centro del vertice tra i ministri dei paesi del G7 a Berlino. Si è concentrato sulla preoccupante situazione economica dovuta alla guerra in Ucraina il secondo giorno del Consiglio europeo a Bruxelles. A causa del conflitto crescono inflazione e prezzo dell'energia e i governi dei 27 paesi membri sono al lavoro per riempire i depositi di gas prima dell'inverno. Atteso entro settembre uno studio della Commissione europea per affrontare il problema. Innanzitutto dobbiamo essere preparati ad affrontare eventuali ulteriori interruzioni nelle forniture di gas dalla Russia verso l'Europa. Per questo abbiamo esaminato tutti i piani di emergenza nazionali in modo da garantire che tutti siano pronti a un simile scenario. E stiamo lavorando con il mondo dell'industria e con i 27 Paesi membri a un piano comune europeo di emergenza per la riduzione della domanda di gas. Ormai 12 Stati dell'Unione Europea hanno subito interruzioni parziali o totali nelle forniture e diversi capi di Stato e di Governo temono che Vladimir Putin possa stringere ancora di più i cordoni, un'eventualità dalle prospettive inquietanti. Visti i problemi di approvvigionamento e la chiara decisione di Putin di aumentare la crisi tagliando le forniture di gas alla Germania e ad altri stati dell'Unione Europea, ci aspetta un inverno molto duro in termini di crisi energetica e ci saranno delle conseguenze in termini di carestia alimentare. Anche se tutti sono d'accordo sul problema, non c'è intesa sulle soluzioni da adottare per affrontarlo. Alcuni paesi, come l'Italia, chiedono un tetto massimo al prezzo del gas. Il presidente del Consiglio Mario Draghi continua a proporlo, per ora senza successo. Se ne riparlerà comunque al prossimo Consiglio europeo a ottobre. Forse già troppo tardi. Gli abitanti della regione di Donetsk in Ucraina hanno accolto con favore la notizia del via libera per il loro paese allo status di candidato all'Unione europea. Tuttavia alcuni non sono convinti che l'obiettivo dell'adesione effettiva sarà raggiunto. Sono contento della decisione. Con Poroshenko siamo andati avanti tanti anni e non ci siamo riusciti. Adesso ci siamo arrivati velocemente. Zelensky si è mosso meglio. La decisione in sé è buona, ma cosa faranno nel concreto le nostre alte istituzioni? Non siamo pronti, ecco. C'è molta strada da fare per questa decisione. È una decisione affrettata e non siamo ancora pronti. Un'altra residente si augura che tutte le aree del paese tornino presto sotto il controllo ucraino. La decisione è presa e va molto bene. Nulla dipende da noi. Ma spero che presto tutto si sistemi, che tutto vada bene, che tutto torni ucraina. La corsia preferenziale offerta a Ucraina e Moldavia per il loro ingresso nell'Unione Europea ha sollevato le reazioni di Mosca. Il Cremlino tuttavia ha mantenuto un profilo basso, liquidando la questione come affari interni all'Europa. Il portavoce del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha poi aggiunto un auspicio. Per noi è importante che questo processo non porti ulteriori problemi alle relazioni tra i paesi citati e la Russia. Ce ne sono già abbastanza. Quanto ai rapporti tra la Russia e l'Unione Europea, questi hanno toccato il fondo ed è difficile scendere più in basso. Concetti analoghi sono stati espressi dal ministro russo degli esteri Sergei Lavrov a Baku. Per lui la ridefinizione delle alleanze sul suolo europeo ha un precedente storico nel periodo che precedette lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. La NATO e l'Unione Europea oggi agirebbero come Hitler nel 1939, riunendo un numero significativo di paesi europei per una guerra contro l'Unione Sovietica allora e contro la Russia oggi.
Евросоюз вместе с НАТО. Lavrov ha aggiunto che Mosca non sottovaluta i potenziali rischi e ha annunciato che la situazione verrà tenuta d'occhio da vicino. Alla vigilia della conferenza degli oceani di Lisbona, il segretario generale ONU, Antonio Guterres, vuole garantire che il futuro degli oceani sia una battaglia comune, dalla quale neppure la Russia va esclusa, come Guterres ha dichiarato in un'intervista concessa all'agenzia LUSA. La Russia contribuisce in modo significativo all'inquinamento degli oceani e al cambiamento climatico. Penso che coloro che contribuiscono ai problemi debbano contribuire anche alle soluzioni e quindi non credo abbia senso escluderli da quelle riunioni in cui appunto si cercherà di far cambiare i comportamenti di tutti i paesi. Si procura fare con tutti i paesi mudare i suoi comportamenti. Tempeste più forti e frequenti in alcune regioni del mondo, siccità e desertificazione in altre, sono tra i maggiori fattori di instabilità causati dal cambiamento climatico, per i quali il segretario generale delle Nazioni Unite intende trovare risposte globali e collettive. Le alterazioni climatiche sono un Il cambiamento climatico è uno dei peggiori pericoli per la nostra sicurezza collettiva. La disputa sull'acqua è già oggi un fattore di guerra in varie parti del mondo e quindi combattere il cambiamento climatico, difendere un'economia verde, significa difendere la nostra sicurezza collettiva. Le energie rinnovabili oggi sono un progetto di pace. La conferenza sugli oceani si svolgerà nella capitale portoghese dal 28 giugno al 1 luglio. Trovare soluzioni urgenti all'incombente crisi alimentare globale aggravata dalla guerra in Ucraina. È l'obiettivo del vertice del G7 sulla sicurezza alimentare che si svolge questo venerdì a Berlino per affrontare la crisi alimentare e dei fertilizzanti causata dal conflitto voluto da Mosca. Una situazione terribilmente drammatica, ha detto la ministra tedesca degli esteri. La crisi della fame incombe come un'onda minacciosa per la vita. Alcune delle cause non sono nuove, i conflitti regionali, soprattutto in Afghanistan, il governo talebano, la siccità, le conseguenze della crisi climatica e del Covid. Ma è stata la guerra di aggressione alla Russia contro l'Ucraina a trasformare un'onda in uno tsunami. La situazione si è aggravata in particolare in alcune zone dell'Africa già colpite dalla carenza di cibo. Secondo l'assistente del segretario di Stato americano per gli affari economici e commerciali, i ministri del G7 discuteranno di come portare fuori dall'Ucraina tonnellate di grano attualmente intrappolato nei silos a terra o sulle navi. Quelli che vedete sono silos pieni di grano al porto di Costanza in Romania. C'è anche una parte del raccolto ucraino che da qui riesce a salpare verso il resto del mondo. Proprio mentre Ankara fa sapere che tra Russia e Ucraina ci sarebbe un accordo per i corridoi del grano, da Costanza, attraverso la società che gestisce il movimento merci al porto, parte un SOS. Aiutateci, abbiamo bisogno di un terminal più efficiente. Se vogliamo continuare ad aiutare gli agricoltori ucraini, abbiamo bisogno di attrezzature che implementino le nostre capacità di movimentazione. Ciò significa investimenti. Possiamo impegnarci solo in parte per costruire ciò che potremo ancora utilizzare dopo la fine della guerra in Ucraina, ma le attrezzature che con la fine della guerra diventeranno inutili, beh, nessuno le comprerà. La questione è stata sollevata ai livelli europei più alti durante la visita a Kiev di Macron, Scholz e Draghi. Con loro c'era anche il presidente romeno Ioannis, che ha sottolineato come la Romania sia attiva nel contrasto dell'insicurezza alimentare generata dall'attacco russo all'Ucraina, ribadendo l'importanza di altri porti, oltre a quelli sul Mar Nero, quelli sul Danubio. Attualmente, con 72.000 tonnellate di cereali movimentate al giorno, il porto di Costanza è il primo al mondo per velocità di carico dei cereali. Questo e la vicinanza al canale di Suez lo raccomandano come la migliore rotta alternativa per le esportazioni agricole ucraine. Sono in fase di restauro i vetri delle finestre e dei rosoni di Notre Dame de Paris, la cattedrale parigina devastata da un incendio nell'aprile del 2019. Sono rimasti integri, ma le fiamme e il fumo non li hanno risparmiati. Consumati e anneriti, il lavoro per ripulirli vede impegnati diversi restauratori in 8 laboratori francesi. Armati di tanta pazienza, cotone, acqua e alcol, portano avanti un lavoro certosino. La cattedrale dovrebbe riaprire i battenti al pubblico nel 2024, anno delle Olimpiadi di Parigi.